Quindi queste sono scelte che compromettono anche la qualità della vita delle aree interne. Continua a crescere il malumore attorno al progetto di riordino del sistema scolastico avviato dal Parlamento, che prevede tagli, anche senza il parere delle regioni, a ben 600 autonomie scolastiche, 12 delle quali anche in Abruzzo. I sindacati della scuola della provincia dell'Aquila dicono no al dimensionamento. Siamo qui tutte e cinque le sigle sindacali firmatarie di contratto, SNALS, CGL, CISL, UIL e GILTA. La legge di stabilità dello scorso anno ha previsto il dimensionamento delle reti, della rete scolastica. In provincia dell'Aquila, in base a questo percorso che è ancora in corso, dovranno essere tagliate 11 autonomie scolastiche, 11 autonomie scolastiche in regione Abruzzo, 3 in provincia dell'Aquila. In provincia dell'Aquila verrà soppressa la Serafini di Stefano, verrà soppresso l'omnicomprensivo di Roccaraso e verrà soppresso il Torlonia Bellisario di Avezzano. Quando parliamo di soppressione di presidenza, quindi non ci sarà più la presidenza, e i plessi delle singole scuole andranno ad essere accorpati con altre scuole. I singoli plessi restano, ma non resta più la presidenza, non resta più la segreteria, con un notevole disagio dell'utenza. Perché quello che noi dobbiamo ricordare è che la scuola è un presidio, la scuola è futuro, si investe nelle aree interne e poi si tagliano le scuole. E si tagliano dove? Su 11 scuole, 3 in provincia dell'Aquila, dove la provincia dell'Aquila per antonomasia è area interna. Una drastica riduzione delle autonomie scolastiche che impatta nella provincia dell'Aquila e nei suoi territori più fragili, che sicuramente aumenterà le dinamiche di spopolamento. Ma noi diciamo di no intanto perché riteniamo che sia una norma che finirà, una misura di legge, perché nasce con la finanziaria del 23 e poi è stata chiaramente trasformata in legge, e riteniamo che non sia rispettosa della complessità territoriale della nostra provincia e che qualora andasse a regime nel giro dei 7 anni previsti potrebbe o quasi sicuramente apporterà ulteriore disagio nelle aree interne, favorendo ulteriormente il fenomeno dello spopolamento. Io quello che posso dire è che questo disegno di dimensionamento rientra in una politica generale di disinvestimento sulla scuola pubblica, perché risponde a una logica di tagli e non organizzativa, così come viene presentata dai diversi decreti.